E là ragazzi, salutati, benvenuti con questa nuova parte su Xenoblade Chronicles 2. La scorsa volta siamo arrivati all'ingresso dell'albero del mondo, o almeno a quello che dovrebbe essere un ingresso secondario, un ingresso sotterraneo, non ho capito bene cosa fosse. Come vedete adesso siamo a Torigot perché ho intenzione in questa parte di fare una specie di parte filler, una parte che non c'entra molto con la storia. Oh cacchio, ma perché questo qua c'è una quest? Come mai? Sono successe parecchie cose. Mentre non registravo, come per esempio, se io vado su risonanza in questo momento ho un cristallo di Vess. Cristallo di Vess perché? Perché mi è stato dato con una quest. Io davvero non l'ho fatto, non so niente io, quindi è successo tutto dopo che ho finito una quest. Ho finito la quest di Vess, che non so se vi ricordate, è quella con allora aspetta, fatemi vedere se ce l'ho. Se ce l'ho almeno tra i visti. No, non ce l'ho. Dovrebbe essere una ragazza bionda. Ecco, forse lei. È una ragazza bionda comunque, che aveva la quest proprio qua a Torigot. Io ho fatto tutte le missioni che mi chiedeva, tutte le varie fasi, e alla fine praticamente il suo Dactor è morto e ci ha lasciato il suo cristallo. Adesso non so se sinceramente cos'è che è sta roba, cos'è che, raga, ma questa è la volpe. Perché posso parlare con le volpi? Non po Io non ho mai potuto parlare con le volpi, o sbaglio? No, 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 perché erano inutili, mi ricordo. Ah, ok, questa è nuova. Cos'è che era? Fonexologia? Che cos'è fonexologia? Non ho idea. Vabbè, comunque lo vediamo dopo. In caso, perché sono qua a Torigot? Perché già con la quest di Vess è successo che è partito un filmato. Sono partiti vari filmati che purtroppo non ho potuto farvi vedere perché non stavo registrando in quel momento. Quindi non potevo prendere, non potevo neanche tornare indietro nel gioco perché il salvataggio non ce l'avevo pronto, o almeno dovevo ricominciare tutto il pezzo che avevo fatto tutto prima. Quindi diciamo che sono quest che si fanno, non so come appaiono, perché sono apparse a caso alcune, non so quindi a che punto del gioco, robe così, però appaiono. Quindi l'unica cosa che posso dirvi è: girate, fate il gioco normale, però girate sempre. Ora, perché sono qua? Perché è successo di nuovo. È successo che tipo è partita una specie di... Io stavo andando a casa di Tora. È partita una quest con due tizie coi capelli azzurri, che mi piacciono un sacco, due tizie coi capelli blu, che sembravano delle Gladius, che erano delle Gladius almeno, cacciatrici di cristalli, robe così. E mi è stato detto di venire qua. È partito un filmato con loro, quindi l'unica cosa che posso fare, che posso pensare, è che quelle Gladius siano importanti, siano delle Gladius rare. Non so perché dovrebbero darcela a noi, però facciamo questo, ok? Due Gladius, se questa informazione conferma le voci che abbiamo sentito, che cosa sa riguardo al Dipartimento di Sicurezza? Onestamente non molto. Sappiamo che i loro nomi sono Praxis e Theory. E nient'altro, ecco, sono queste due Gladius con i capelli azzurri, blu. Stiamo andando alla caccia a loro e ai loro Dactor, ma non abbiamo una pista concreta. Finora nessuno sa che faccia hanno. Io sì, capisco. Ah no, i Dactor forse. Sentite che Ho sentito dire che incidenti simili sono accaduti in altri paesi, forse c'è una correlazione. È molto probabile. Ultimamente abbiamo avuto disordini simili in Gormoth e le due Gladius sono state avvistate anche lì. Il problema è che abbiamo già perso troppi uomini in questa operazione. Se l'esercito è già coinvolto, non vi conviene mandare un contingente più grande per arrestarle? Temo che l'esercito di stanza nella capitale non si mobiliterà per due Gladius impazzite, ma poi sono forse un po' troppo forti. Detto questo, il Dipartimento di Sicurezza non è capace di gestire operazioni su larga scala come questa. Di certo non possiamo lasciarla a piede libero. Se provassimo noi ad arrestare questi criminali, potremmo contare sul vostro aiuto? Ci aiutereste? Certo, ok. Sì, appunto, quello che voglio fare in questa parte è fare queste missioni secondarie. Voglio trovare un po' di Glade, un po' di Gladius rare dai cristalli, perché ne ho trovati un po'. Ho fatto un po' di recuperi. Vabbè, adesso questo qua non mi interessa. Dobbiamo fare qualcosa, credo. Dobbiamo prendere sicurezza, d'accordo. Ok, che missione abbia inizio, va bene, dobbiamo catturare questi due.
Non so se... Sinceramente... Oddio, aspetta, devo fare partire. Questa parte durerà un sacco, io lo so già. O almeno durerà un sacco per me, perché... Ah, ecco, questa qua è un'altra quest che non posso fare. Vedete? Perché nei requisiti praticamente mi chiede 3 con forza di 40 o più, 2 tirapugni e 2 katane. Solo che se te fai 3 sopra il 40 più 4 diventano 7 personaggi che non puoi avere. Quindi io dovrei avere uno con forza 40 o più, con tirapugni o con la katana, e non ce li ho. Questo perché Percival non arriva a 40, gli altri con tirapugni non arrivano a 40, non posso farla. Ah, ok, bene. Questa qua me la ricordavo molto bene. Durerà un sacco perché voglio fare appunto queste missioni secondarie che non c'entrano con la storia normale, per cui ci saranno un sacco di tagli e un sacco di robe. Non è una parte normale, ecco. Lo faccio perché voglio levarmi le missioni, voglio vedere... Ecco, è questa, vero? Sì. Ah, qua devo fare la missione, quindi, prima. Devo aspettare che tornino questi qua... Ok, tra 20 minuti. Nel frattempo faccio un po' di risonanza, voglio vedere... Ah, sì, no, tra l'altro! Ho scoperto che il cristallo di Aegamon, questo qua, posso darlo a lei. Quindi direi senza ombra di dubbio. Subito, cioè non lo sapevo, l'ho fatto perché ho detto voglio vedere se posso dare qualche cristallo anche a lei. Insomma, ci sto ancora pensando, dargli qualche cristallo normale, poi non gliel'ho dato. E ho scoperto che posso dargli quello. Ho detto va bene. Stavo strozzando. E acqua quindi, eh. Ciao. Sì, comunque Vest non possiamo ancora aprirla a quanto pare perché ci hanno detto che dobbiamo aspettare che si riattivi il cristallo. Non so se è questione di tempo o questione di fare qualcosa intanto. Forza 9? Almeno dimmi che c'è qualcosa. C'hai balzo. Balzo interessante, mi serve balzo. Va bene, 7 cristalli inusuali, va benissimo. Questo qua non posso ancora farlo. Direi di sperare in qualcosa di buono. 7? 7 cristalli almeno qualcosa, per favore. Se no tiro tutti quelli comuni e al diavolo. Fa lo stesso. Ho iniziato a fare anche dei recuperi. Perché penso di aver scoperto che facendo recuperi e scambiando gli oggetti, i set che mi dite anche voi. Scambiando i set posso guadagnare qualcosa. Niente, no, qua non esce niente. Posso guadagnare dei... A parte questi qua, lealtà, pietà, che te li danno insieme ai sette. A parte i soldi, guadagnate anche lo sviluppo della città. Come posso dire? Il progresso dello sviluppo. Può essere, forse sono due parole che vanno insieme. Vabbè, quello, ok? Le stelle di una città, di un titano. Comunque sì, quello che faremo oggi sarà quello che praticamente faccio di solito io. Fuori schermo, solo che lo faccio registrando. Non è che vi faccio vedere tutto quello che faccio, perché comunque la parte durerebbe troppo. Tra l'altro, adesso io sto usando, come vedete, i cilindri d'oro. Però, ultimamente ho anche comprato dei cilindri eccelsi. Eccellenti? Non lo so, comunque oltre quelli d'oro, perché già quelli d'oro costano tipo 5.000 l'uno nell'Argentum. Quelli altri, quelli più potenti, quelli eccelsi appunto, non so che cacchio fossero, come si chiamassero, costavano 25.000, però ti davano un sacco di roba, funzionavano molto meglio, però non li trovo più. Non so cosa è successo, perché comunque sono andato a comprare nello stesso posto, ma non ce li avevano più. Non so il perché, non ho idea. Quindi per ora faccio con quelli d'oro che sono quelli più preziosi. E poi quando li rimetteranno in vendita li compro. Oh, sono tornati anche i tizi almeno. Oh, bene, 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 molto bene. Così andiamo avanti. Abbiamo notato che la fase di cielo è iniziata a diffondersi. I cacciatrici non potranno non abboccare. Ok, abbiamo già prenotato una squadra di cattura. Adesso serve solo un supporto di mercenari. Oddio, un'altra missione. Oh no, ma perché mi mandate in missione adesso? Ah, però, punti di domanda. Ok, quindi non è detto che ci metta quel tempo. Ok, ce la possiamo fare. Cioè, forse, aspetta, devo vedere cos'è. Ecco, questa cosa dei punti di domanda c'era anche con la quest di Azami. Ok, raggiungi l'altura di Valdorm nel Morardane. Via, subito. E dov'è che sarebbe? Sta altura di Valdorm? Qua sotto? Come ci arrivo? Mi lancio da qualche parte. Sai che non funziona così. Cioè, già per trovare un dungeon che c'era qua nascosto.
Non è che era nascosto, però c'era sto dungeon nei casini, all'altura di Valdorm. Non l'avevo neanche mai scoperta. Ecco, infatti adesso mi sfracello. No, sono vivo. Toh. Sfigati. Sfigati maledetti. No, è sopra? No, mi sa che è sopra. Uffa. Perché? Ma cos'è quel punto lì? Può essere? Però si entra da un tubo. Oh cacchio. Ah, ok, sono vivo. No, allora, da questa parte si va per quella. Io devo andare di là. E come faccio? Si passa da qualche parte. Perché lì c'è quel tubo. Quel tubo da dove passa? Da là sopra. Ci deve essere da qualche parte una specie di tubo. Tubo qualcosa. Che mi porta direttamente lì. O sbaglio? Un tubo che mi porta lì direttamente, boh. Ma se io mi lanciassi così a caso, come capita, mi spacco tutto, vero? E no. E sono vivo. Ok. Accesso alle vecchie tubature. Ok, non so se è giusto. Però fa. Ok, da qualche parte di là si va. Non lo so, fate così anche voi. Tutti insieme. Probabilmente dovete avere comunque una certa. Infatti, per trovare un pezzo per la missione di Vess, mi sono lanciato da qualche parte. Un po' incasinata. Eccola. Lei è una. Lei è una delle due. E lei è l'altra. Con un tizio. Senta, cotenaglia adesso. Oddio, non è che sono comunque in due loro. Ah, con lui. Ma perché sono degli sfigati che fanno uscire le Blade Rare? Sono sempre degli sfigati. Ma fate dei personaggi belli almeno. Che cacchio delle Blade Rare? Se no, dagli comuni a loro. Scusa. Vedete che partono sti filmatini così? Non ve li faccio vedere tutti perché molte volte succede che io non so quando mi capita una cosa. Oh, combattiamo? Va benissimo. Credo. Oddio, no, aspetta, forse li ho cosati tutti. Non ce li ho più con me. Vabbè, li ammazzeremo comunque, tanto che livello saranno? Spero non troppo alto. Livello 35. Ma voglia. Che ero preparato a chissà cosa, a 40. 50, toh, 50, ok. Io come vedete sono al 65 e gli altri al 67, quindi non ho questi problemi. Adesso vediamo, magari sconfiggendo solo lui, cioè basta sconfiggere solo lui e gli altri tornano cristalli e abbiamo vinto. Ok, c'è stata una mossa ghiaccio. Chi è che c'è il ghiaccio? Che mi interessa un sacco, ma porca vacca se mi piace. Ah no, ok, devo battere tutte e due, vabbè. Ok, nessun problema, non. 35 non sono forti. Però le voglio. Lei ci tira pugni. E lei c'ha la lancia, cos'è? Sì. Cosa? Non sa neanche. No! Ma cosa? Ma non è lui?
Non è lui allora. Forse lui è di lei. Ma tipo adesso che stanno parlando tranquillamente tra di loro, non possiamo sconfiggere. Lasciamoli parlare. Ascoltiamo noi la conversazione. Ci guardiamo. Dai, cacchio, ma quella col tirapugni mi serviva. Io volevo preferisco quella col tirapugni che quella. Per il semplice fatto che il tirapugni si ricarica in una maniera assurda. Ok, cristallo di Praxis. Vedete che mi danno cristalli a caso? Mi danno cristalli di blade, penso rare. Perché comunque sono blade particolari, come vedete. Quindi penso siano blade rare. A caso. Non hanno un senso. Per cui, io quando gioco normalmente... Te salve? Cosi pesce schifosi. Ciao. Quando io gioco normalmente non ho la minima idea di dove devo andare. Torna da Giannus, ok, dobbiamo tornare laggiù, va bene. Quindi non so mai quando... Cioè, adesso l'ho immaginato, perché comunque mi era partito tutto un filmato, anche con Vess mi era partito il filmato, mi ha dato il cristallo di Vess. Qua ho detto, aspetta, che forse è meglio se lo faccio mentre registro, che così faccio vedere anche qualcosina. Magari qualcuno non lo so. Vess, purtroppo l'abbiamo perso. Questo qua non lo voglio perdere. Almeno, vabbè. In conseguenza abbiamo perso gran parte della squadra, ok, sì, perché l'assalto che avevano fatto, ok. Nella terza zona è stato cristallo nucleico. Ok. Non mi interessa. Ah, se mi interessa avere l'altra più che altro. Perché tanto sono in due. Che poi chissà se magari sono due. O due diverse. No, sono due diverse, sì. Dato, penso se fossero magari le gemelle. Ah no, ho finito così. Ah, ok. Ah, va bene. Ma posso aprirla? Posso fare qualcosa? No, non ancora, vero? No, ok. Va bene, dato che non so adesso come fare l'altra, perché non è un continuo di quell'altra, mi faccio il solito giro. No, forse la Guild Argentum non c'è niente. Mi faccio il solito giro così che faccio di solito e vedo se esce qualcosa o no. Anche perché molte volte ti danno dei... come posso dire? Ti danno dei cosi anche facendo delle... come posso dire... dei dialoghi empatici. Cioè, vedendo, ecco, io sono entrato qua la scorsa volta perché vedevo che c'era il simbolino della missione. Sono entrato in sto vialetto e c'erano loro due che mi hanno attaccato. Quelle, le due Blade. Quello. Ma sta roba. Allora, fammi vedere. Perché io dovrei avere una Gladius con fonexologia a sto punto. Ah, lei c'ha fonexologia. Capacità di parlare con i fonex. Esclusiva di Nim. Ma cos'è? Cosa sono i Phonex? Si chiamano Phonex quei robi? Tra l'altro con lei dovrebbe essere assegnata a Nia. Però la usiamo noi perché con questo potere che c'ha. Ah no, che non posso. Vabbè. Fa lo stesso. Con questa abilità che c'ha, ha preso Rex, possiamo usare tutti i blade di tutti. Quindi diciamo che non ha più senso assegnarli a Rex. Perché con Rex posso usare quelli degli altri, con gli altri non posso usare quelli di Rex. Quindi dovrei trasferirli in un qualche modo usando i transfer che non ho. O almeno sono introvabili, sono poco trovabili, robe così, vabbè. Quindi è meglio assegnarli agli altri, poi con Rex e glieli rubi tanto e bla bla bla. Ha sbloccato il livello 4 del Tantal. E mi ha sbloccato un sacco di missioni. Vedete, per esempio, in questo momento io ho sbloccato il livello 4 comprando, cioè vendendo gli oggetti trovati, i set trovati, la recupero. Va bene, ragazzi, io sono un'ora e mezza. Un'ora e mezza non basterà mai. Cioè, probabilmente un'ora e mezza ci esce un episodio per dirvi del contenuto che c'è stato in questa registrazione. Non niente di che. Volevo solo fare una parte così per farvi vedere insomma quello che facevo di solito, perché questo qua è quello che faccio di solito io. Giro per tutte le città, compro robe, vendo robe, cerco dialoghi empatici da osservare, da vedere, robe così. Attualmente non vedo se magari qualcuno vende qualcosa di nuovo che non ho comprato,
Questo è quello che faccio, quindi praticamente ci metto quasi 3 ore ogni volta, 2 ore, 2 orette. Adesso no, non l'ho fatto neanche tutto perché dipende comunque da quello che c'è da fare. Perché se c'è da fare ci metto anche 3 orette buone, se non c'è da fare ce ne metto anche una e mezza. Come vedete in questo momento ci ho messo un'ora e mezza e non ho fatto neanche tutto perché ho tutte le missioni qua, ho molte missioni da fare tra l'altro. Molte purtroppo non posso farle perché mi mancano, tipo questa qua del tesoro di Bana. Non so come farla, lui è dentro una cassa, cioè non è dentro una cassa, è dentro, dietro una porta, dentro un localino che non riesco ad aprire, non riesco ad aprire la porta, quindi molte non posso ancora farle. Come vedete sono quasi a 300 ore di gioco. Ecco spiegato il motivo. O comunque molte volte lo lascio acceso per mandare i mercenari in missione. Come vedete in questo momento loro stanno andando, io non è che sto qua ad aspettare così. No. Faccio altro intanto che loro fanno e quindi vanno avanti le ore di gioco. Va bene, spiegato questo, niente. Termino con l'episodio. Prossima parte, molto probabilmente andiamo avanti con la storia perché comunque vedo che non c'è rimasto quasi niente da fare. Ovviamente penso che proverò a fare quelle altre missioni che mi mancano, continuando a mandare i mercenari in missione, così mi salgono di livello, mi aumentano le mosse, le abilità e forse posso fare qualche quest. E in ogni caso la prossima parte andiamo avanti. Per cui, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video, prossima parte sempre su Xenoblade Chronicles 2. Qui da Landolf è tutto. Ciao a tutti.